È stato molto merito del Pescara perché è stato bene in campo, è stato molto aggressivo, ci ha impedito di giocare e ha palleggiato bene. E quindi noi quando andavamo poi alla riconquista della palla loro riuscivano ad eludere il nostro pressing e quindi noi anche in una giornata di caldo così afoso con la necessità che avevamo di dover vincere a tutti i costi, dire che siamo andati in difficoltà. Poi quando siamo andati sotto ci siamo assolutamente innervositi e disuniti. Abbiamo visto parlare lungamente qualche minuto fa con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Vi siete salutati cordialmente, cosa vi siete detti? Sì, ci siamo salutati cordialmente, abbiamo chiarito un equivoco nato qualche anno fa tra di noi che diciamo ci aveva anche un po' allontanati. Ecco. Possiamo sapere quale equivoco? Beh, sono cose un po'... Non calcistiche in senso stretto. Sono cose personali. Avete chiarito comunque? Sì. La classifica oggi dice che siete in una situazione difficilissima. Eravamo anche prima. Però l'entusiasmo del derby col Perugia poteva far pensare ad altre cose. No, eravamo in salute, indipendentemente, quindi naturalmente quando ci sono i buoni risultati il morale aiuta anche a rendere meglio. Però essendo sempre penultimi, noi viaggiamo sempre sul filo del rasoio, per cui la prima partita che sbagliamo cadiamo nel dramma, ecco, e questo è l'aspetto peggiore di questa sconfitta. Ne parlavamo anche con Pillon oggi, gran caldo, 30 gradi, a livello atletico il Pescara è sembrato meglio messo in campo, forse anche questo ha fatto la differenza? No, questo non sono d'accordo, il Pescara è stato meglio in campo, ha gestito meglio la palla e quindi ci ha fatto correre a vuoto, ma abbiamo corso tanto noi come ha corso il Pescara, ma noi, solo che loro hanno gestito meglio la palla dall'alto di un maggiore tasso tecnico collettivo e quindi sono stati bravi, perché credo che questo sia stato poi il segreto del successo del Pescara, insomma. Chiedo un'ultima cosa, le chiedo, lei è stimatissimo in Abruzzo, a Pescara naturalmente, mi dice il ricordo più bello che ha di Pescara, uno? Non ne posso dire uno, perché il più bello, dai, proviamoci. Ma sono tante le emozioni che ho vissuto, ma tante, dovrei raccontarle tante cose. In Abruzzo comunque sono sempre stato benissimo per la natura della gente e quindi è un posto che quando ci torno, quando mi ci trovo, lo faccio sempre molto, ma molto volentieri. Per chiudere, De Canio, possiamo dire che in un passato recente lei è stato vicino a tornare sulla panchina del Pescara? E ritorna sempre. Ah, era questo l'equivoco. Grazie. Buonasera.